L'ultima parola di chi vuole crescere nell'umiltà deve essere il ringraziamento. Se io devo tutto a Dio, non ho nessun diritto e perciò tutto è dono di Dio. Ed è dunque buona regola ringraziare Dio per quello che facciamo. Ancora una volta è ciò che stiamo celebrando. La Santa Messa si chiama Eucarestia. Che significa questa parola greca? Lo sappiamo tutti, ringraziamento. Qual è l'azione più alta che fa la Chiesa? Ringraziare Dio per il dono di Gesù Cristo, crocifisso risorto, e dello Spirito Santo. Chi è umile ringrazia per i doni che riceve, ma possiamo farlo anche fuori della Messa. Ogni tanto possiamo metterci da parte 5 minuti nella nostra camera o in chiesa da soli e ringraziare Dio dei doni che riceviamo. Tante volte la gente mi dice, padre, vorrei imparare a pregare. E io rispondo, incomincia a ringraziare. Non c'è bisogno di grandi formule. Ringrazia Dio per tutti i beni che ci sono nella tua vita e anche per le tribolazioni che ti dà la forza di affrontare e, se Dio vuole, di superare. Dunque, pazienza nelle umiliazioni, capacità di condividere con i poveri i nostri doni e soprattutto ringraziare Dio continuamente. Chiediamo allora alla Vergine Maria e a Padre Pio di crescere nell'umiltà affinché possiamo essere come loro graditi a Dio, perché chi si esalta sarà umiliato, invece chi si umilia sarà esaltato.